Non si potrà correre insieme fisicamente, ma si potrà restare uniti per impedire che a correre siano solo i tumori al seno. 17 maggio, ore 15, maratona live della Race for the Cure. La pandemia ha fermato la corsa, la race, ma la race non si è fermata, è il caso di dire. Siamo collegati via Skype con Linda Catucci, presidente della Susan Komen Italia, Comitato Regionale Puglia. Ciao Linda, benvenuta. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie innanzitutto per l'ospitalità. Sì, la race non si ferma, si ferma. Dobbiamo cercare di fermare però i tumori alla mammella e lo possiamo fare facendo prevenzione. Il nostro è un grande progetto di solidarietà sociale. Come vedete, io ho indossato una maglietta rosa, quella che avrei dovuto indossare, insomma, ho indossato l'anno scorso per i nostri 20 anni, 20 anni di presenza sul territorio nazionale. Questo è il nostro 21esimo anno. Ovviamente la pandemia e il distanziamento sociale non ci permette di essere fisicamente pronti per la partenza, per il pronto e via in Piazza Prefettura, a Bari a maggio, come insomma, da solito appuntamento, ma potremmo assembrarci virtualmente. Quindi quest'anno una race digitale. Quindi vi invito veramente ad iscrivervi, vi invito a supportarci, vi faccio un appello affinché questo grande progetto di solidarietà sia sempre sostenuto da tutti quanti voi, perché grazie ai fondi che noi raccogliamo possiamo finanziare dei progetti, delle iniziative dedicate alle donne in rosa, donne che hanno avuto il tumore alla mammella, a cui diciamo, si può accedere gratuitamente e sono tangibili sul nostro territorio, cioè proprio su tutto il territorio pugliese, grazie alla nostra organizzazione, sia come comitato direttivo, sia come comitato clinico-scientifico. Ricordo che tutti i membri di comitato clinico-scientifico sono quasi tutti referenti delle Breast Unit della rete oncologica pugliese, per cui ci sono dei chiari riferimenti. E noi domenica avremo per la prima volta, appunto a causa della pandemia, un live che vi invito a seguire domenica dalle 3:30. Avremo, per quanto riguarda la Puglia, in rappresentanza della Puglia ci sarà il sindaco Ricaro e poi ci saranno tantissimi attori, ci sarà un attore pugliese. Una persona famosa, un attore cantante pugliese a noi tanto caro, però non voglio svelarvi la sorpresa. Vi dico che siamo in tanti, sono in tanti coloro i quali ci supportano e spero che nonostante questa grande condizione di disagio socio-economico che tutti noi stiamo vivendo, si riesca davvero a rimanere accanto a queste realtà. Noi abbiamo cercato, per quello che abbiamo potuto, usando questi mezzi tecnologici, di offrire i nostri servizi online. Per cui se voi riuscite a seguirci sui nostri profili, sia nazionali che regionali, di Comitato Regionale Puglia, avrete la possibilità di vedere un po' quello che noi stiamo facendo in questo periodo a supporto delle donne, quindi dal supporto dello sportello, insomma, dal supporto psicologico con lo sportello di ascolto e di supporto psicologico, allo sportello nutrizionale, allo sportello legale. Legale perché? Perché ci sono tante donne che ovviamente lavorano e noi donne spesso siamo costrette a fare tante cose, quindi con tanti decreti che escono, a volte non si ha neanche diciamo, contezza di tutto quello che si deve fare, ma poi c'è stato un grande contributo del nostro comitato clinico-scientifico perché ognuno di loro ci ha fornito quelle che erano le condizioni proprio cliniche del territorio, la situazione proprio dell'azienda ospedaliera, ad esempio per quanto riguarda Casa del Sollievo della Sofferenza. Il comitato clinico-scientifico ci vantiamo di avere il dottor Murgo, chirurgo Certo. senologo, che ha fatto un video molto rassicurante, ma come un po' tutti i video dei nostri, insomma, dei nostri membri di comitato e tante iniziative. Allora, quest'anno non potremmo essere, domenica appunto ci sarebbe stata la Race for the Cure sia a Bari che a Roma, quindi non saremo nella bellissima Bari per correre, non saremo a Roma, ma lo faremo in maniera social, quindi saremo divisi fisicamente, ma lo saremo uniti. Quindi appuntamento domenica 17 maggio alle 15, maratona live della Race for the Cure, e l'augurio Linda è che davvero l'anno prossimo possiamo trovarci in un grande assemblea.
assembramento percorrere questa bella maratona e sostenere così la lotta ai tumori al seno. Speriamo davvero di Yes. Io cuore. sono certa che il 2021 sarà sicuramente migliore di, insomma, lo siamo tutti, ce l'auguriamo, ma sono certa che ci sarà. Noi abbiamo sperato fino all'ultimo di riuscire a fare la race, ma abbiamo dovuto annullare il nostro Certo. presidente nazionale, il professor Masetti, ha ovviamente deciso di annullare tutto, però questo è il primo dei tanti appuntamenti che noi facciamo per quanto riguarda la versione digitale. La Puglia, quindi Bari, correrà a settembre, ci saranno 3 giorni ancora verso fine settembre, poi insomma ovviamente ci saranno i nostri comunicati ufficiali, orientativamente le date sono 25, 26 e 27, dove la Puglia correrà con 20 paesi europei in questa race virtuale, quindi già da ora possiamo cominciare ad iscriverci e io faccio veramente l'appello a coloro i quali che ci hanno sempre supportato e tanti altri, perché io credo che in questo momento veramente di distanziamento, mai come in questo momento, ognuno di noi ha avuto modo di capire quanto lo spirito di altruismo e di solidarietà rappresenti un valore enorme, incredibile, che ognuno di noi può dimostrare e può, diciamo, comunicare all'altro. Certo. Allora, dunque, appuntamento, lo ripetiamo ancora una volta, domenica 17 maggio alle 15 per l'appuntamento social, la maratona live della Race for the Cure. Grazie a Linda Catucci, presidente della SusanCom in Italia per la regione Puglia. Grazie ancora e buona Grazie, corsa. grazie a voi, grazie, arrivederci.